addirittura troviamo dell'Eternit. Qui si parla di salute pubblica e bisogna tutelare i cittadini partendo proprio da queste cose e non mettendo asfalto su asfalto per prendere voti. Siamo qui a Boncore per farvi vedere quanto questa zona sia vittima di egoismi e strafottenza. Continua l'operazione Verità. Difendila, quando vuoi difendila. Sentiamo i cittadini cosa ne pensano e quali servizi mancano. Tutti i servizi che c'erano prima non c'è più niente. C'era la posta, l'asilo, non c'è più. 30 anni fa c'erano più servizi, adesso è tutto fermo. Sia per i grandi che per i giovani sembrerebbe abbandonata a se stessa. Sì. Infatti a dirlo è stato anche un TG locale. Un ufficio postale ormai chiuso, una scuola in bilico, nessuna copertura ADSL e nelle contrade manca persino l'illuminazione pubblica e il servizio della raccolta differenziata. Sono 60 anni che succedono queste cose. Oggi 17 settembre 2021, guardate in che stato versa questo campetto. Come potete vedere la rete è strappata. Tiro di Aston! Ed è gol! Ma riusciranno a finire i lavori per ottobre? Ah! Avete preso per un coglione? Ma no, sei eroe! Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male! Le amministrazioni sono dimenticate tutte quante di qua. Questo doveva essere l'edificio comunale. Qui c'era l'ufficio postale. Ci troviamo di fronte all'asilo Santa Maria Coretti, la scuola dell'infanzia. È chiusa da circa 13-14 anni. I bambini bisogna svegliarli 3 ore prima per poterli portare nei paesi limitrofi. Qui accanto c'è la scuola elementare. Negli ultimi 5 anni non ha fatto niente, no, Pippinellone. Come gli altri amministratori. Momento di elezioni. Propaganda, promettiamo cose, siamo alle solite. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, ti ha tutta la famiglia. Amici, come avete potuto vedere, i problemi sono davvero tanti e vanno assolutamente risolti, anche perché sono molti, molti anni che tutto rimane nelle stesse condizioni. È arrivato il momento di cambiare, lo dice anche il Gallo, quindi mi raccomando, cambiamo e cambiamo insieme.